Sono mesi che cerco di registrare e finalmente oggi ce l'ho fatta. Ecco a voi un nuovo episodio di Profittiamone. Per me va bene. Quanto è lontano questo capanno, comunque? Questo capanno è il nido d'amore più caldo e romantico che tu possa immaginare. Se ci arriveremo. Oh, mi sento abbastanza fortunato. Gioca bene le tue carte e potrebbe anche essere vero. Ehi, pornodivi! Vi servono queste. Pornodivi? Pagherei per vederle. Che schifo. Scusate se vi ho buttati fuori così. No problem. Oh, sono certo che troverete un modo per passare il tempo. Mm-hmm. Tu divertiti con quegli sfigati. Oh, quasi scordavo. Bisogna accendere il generatore, altrimenti non vedrete niente. Ormai è buio. Ok, capito. Mi sa che Josh stava flirtando con me. Ok, gli chiedo di unirsi a noi. Sei serio? Cosa? No! What's up guys, it's me Whispix e bentornati su Until Dawn. Siamo al quinto episodio ed eravamo rimasti qui dove c'era stata la scazzottata, per dire, tra Jess e non mi ricordo chi è, forse Ashley, non mi ricordo. Comunque siamo nei panni di Mike, ci stiamo dirigendo verso questo fantomatico accampamento, no, non mi viene la parola. Non è accampamento, ma è tipo capanna, diciamo così, dove dobbiamo darci dentro con Jessica. Ehi tesoro, foto? Sì, ci stavo pensando. Ok, si inizia subito con una foto, okay, di Jessica alla mignotta, un bel selfie. Ma ok, ok, devo fare così. No. No, scusa ma oh. Ok, the best selfie of ever. Sì, fammi vedere la cosa. Vediamo, dammi un'occhiata, dai Mike. Sembri un demente. Ci sto. Ovviamente il mio microfono fa abbastanza cagare, come avete potuto notare. E Mike rimane indietro. Yeah! Hai la torcia, Mike, ma rimane indietro sempre. Fuori si gela. Ci sono io. Voglio andare più veloce. Come pensi di fare? Figa. Giuro, non mi ricordo un cazzo. Ho un paio di idee. Ah, col mio bellissimo pene. Emily è davvero stupida se pensa di riuscire a rovinare il... Ma cosa c'entra? Poi in mezzo alla strada. Vabbè. Ci seguirà fin qui e sarà divorata da un... Ok. D'accordo. Voglio andare d'accordo. Tu le tiri fuori il peggio. Può essere. Gelosia epica. Quella troia. Manchi l'elettricità. Ok. Josh non ha parlato con il generatore. Sarà questo? Oh! Attenzione! Mike, non è che potresti sbrigarti con questo cavolo di... Cazzo! Oddio! Ma era un cazzotto in faccia ad una ragazza che non mi ricordo come si chiamava. È la tipa di Chris. Lei intanto deve pisciare. E va bene. Ok. Ok. No. Figa, ma questi cazzo di controlli io non... Boom. Bel colpo. Boom. Ok. Wow, sei un mago? Mago. Che cazzo è?
No, ma c'è qua. A parte essere un mago, ma c'era un tizio che sarà forse il piromane. Non lo so, lo scopriremo nella prossima puntata. No, forse adesso. Non lo so, minchia, ogni singola cosa. Voilà! Cazzo. Il cancello si apre. Tete. Non male, vero? Sì, davvero. Bel culo. Oh, you touch my tra-la-la. Sì, ho un sacco di Jess, segreti. hai un bel culo? Forse. Tanto ciancia con quel cazzo di telefono. E io la torcia, ragazzi. Tanto ti inquadro Sei emozionato? Perché a vederti non sembra. Adesso sono proprio su di giri. Ma perché Nostra è così? come un'avventura con un po' di sesso. Se non dovessimo fare il bosco, magari si poteva affittare una stanza un po' più vicina, no? Poi sempre questa canzone. Intanto lei si ferma. Che cazzo ti ferma in mezzo alla strada? Pensavo avessi Ah. capito. Beh, non hanno mai chiuso l'indagine. Ok, adesso ho i brividi. Rispettoso, chiedi. Io voglio chiedere. È così strano. Ricordo appena cos'è successo. Beh, quello che io ricordo è che abbiamo fatto uno Beh, scherzo siete stati dentale degli che alla fine è stronzi alla costato la fine. vita ad Anna e Beth. Ehi, dai, non è colpa nostra se sono corsi al bosco. No! Già, chi si aspettava da loro un'idiozia come quella? Non è proprio colpa tua, Mike. Mi sono tanto lasciato un messaggio dove volevi fare l'amore con Anna, ma in realtà gli hai fatto un bello scherzo di merda. Capo, sei proprio un capoccia. Cazzo Ho sentito qualcosa. Sì. Cazzo Non so se arriveremo al capanno con il sentiero bloccato è lontano? così. Oh, non ho nessuna intenzione di tornare alla baita per bermi una cioccolata calda insieme a Oh. Jess! Ma perché urla così, cazzo? Ehi, Jessica! Sì, ehi, sto bene. Porca troia, mi hai preso un colpo! Credi che io mi sia divertita? Ah. Non ti sei fatta male, vero? Che io sappia, ho ancora tutti e sette i miei arti. Tutti e sette. Bene, vuoi uscire? Quale Non lo sarà il so. settimo? Qui Capisco sotto le non vedo tette, quasi ma. niente. Il culo. Ok, cauto, eroico. Facciamo eroico. Ok, vengo io da te, stai ferma. Ma che cazzo era quella? Ehi, tesoro, mi aiuteresti a spostare il carrello? Cazzo. Dammi una mano a spostarlo, dai. Ah, sta piovendo. Era così che ci immaginavo a sudare insieme. Dai Mike, non fare il coglione, andiamo dentro. Andiamo nel tunnel. Sembra un coglione con questa torcia, cazzo, che non riesco mai a posizionare. È un idioma, chi c'ha la torcia così comune? Che cazzo? Dio! Il colpo della strega si è preso. Continuiamo la nostra avventura nelle grotte come Indiana Jones, c'è cioè Mike e Jess. Un altro totem. Fustacchione, dai. Che colore è questo? Jess. Totem fortuna.
Totem fortuna. Non ho capito, forse mi sono, ho perso una scena. Non lo so, qua che ha bloccato. Dai, fustacchione Mike, rotto un po' il cazzo. E qua? Ok. Tanto loro si curino, cioè... Cazzo, devono andare in giro e sono dentro una cazzo di caverna. No, non è una caverna, è una cazzo di grotta qua. No, grotta. Tanto qua ho sbagliato strada. Una cazzo di miniera. Cioè sono dentro una miniera, raga. C'è un simbolo. Teschio? Teschio con le corna. Un drago. Scooby-Doo. Questo è proprio uno dei tipici misteri della Misteri Affini. Per un pelo. Cazzo, cade a pezzi perché è una vecchia miniera, imbecille. Cioè. Raga, cioè, non ce ne andiamo. Abbiamo un culo, un bel culo. Mappa dei pericoli della miniera. Ma dico io di Washington. Cioè non sanno niente che nella loro proprietà vengono scavate miniere, c'è un cazzo di sanatorium, cioè proprio non gliene frega niente. Noi siamo dentro questa miniera qua, camminiamo, cercando di arrivare al punto per ficcare, ma... Oh, siamo usciti finalmente, con la testa china Mike. Sei riuscito ad uscire dalla miniera? Ah no, sì, beh. Cioè vabbè, fa due passi con la testa piegata. Come... Ah, siamo arrivati finalmente al capanno. Il capanno dell'amore. Voglio guardare il cazzo. Oddio, ma c'è un coso. Sempre paura che esca qualcosa, cazzo. Che cazzo era? Era qualcosa con i denti. Ehi, Jess. Non allontanarti. Oh, lupo, orso, cazzo. È che qui dice che da queste parti ci sono degli orsi grizzly. Chi se ne frega. Facciamo un orso? Beh. Dai, per favore, dai! Cazzo che idea geniale! Di abbracciare l'orso. L'orso ti abbraccia molto volentieri. Non so se all'orso dispiacerebbe. Dispiacerebbe all'orso? Non so. La musica cresce, il culo di Jess si allontana, però la musica cresce. Figlio di puttana!
Uccello di merda! Irritato, irritato. Dannati topi con le... No, povero Mike, l'uccellino ti ha fatto sporcare le mutande. Quei cosi sono uno schifo e poi portano malattie, cazzo. Niente, dai, avviciniamoci. L'uccello di merda mi ha fatto ben spaventare. Però perché... Non capisco come cazzo è possibile avere sempre la testa piegata. Cioè, Mike dal collo pesante, dalla testa pesante. Col giù, dove? Alza quella cazzo di testa. Oh. Minchia, ma dove cazzo è la baita? In Alaska. Prima di spedirci qui. Davvero? Non mi sembravi un tipo da bicchiere mezzo vuoto. Sì, basta saltare. Stai indietro, pessimista. Non è tanto alto, Mike. Oh, buh, sbruffone. Ehi, Mike, hai qualcosa sulla faccia. Se le cose stanno Dai. Così. Si è nascosta, sicuro. Jess? Ci rivediamo al prossimo episodio, lasciate un like, iscrivetevi e condividete.